Book Blog al Salone del Libro, siamo qui con Luca Rastello che ha appena presentato il suo libro I Buoni e volevamo farle qualche domanda. Volevamo sapere se il libro nasce da un'esperienza reale vissuta da lei in prima persona. Ogni libro nasce dall'esperienza reale vissuta in prima persona dell'autore, ogni libro, anche quelli di fantascienza, ma nasce da molte esperienze, da tutta una vita credo, non da un'esperienza specifica. È chiaro che quando si fa narrativa si usa la propria vita per dare credibilità ai personaggi, alle situazioni, per renderle concrete e non dei burattini di legno, e quindi si plasmano caratteri anche usando caratteri, mescolando caratteri che si incontrano nella realtà, ma non da un'esperienza unica, dall'incrocio di molte esperienze e di tanti anni. Va bene, grazie. E l'idea di scrivere questo romanzo è nata recentemente oppure è già da tempo che desiderava scriverlo e pubblicarlo? Grazie. È nata nel 2000 perché mi è capitato di vivere per 10 giorni circa nelle fogne di Bucarest con i bambini randagi, che nell'inferno vero di questi bambini di cui si è parlato molto in cronaca, e questo è stato il vero meccanismo scatenante. La domanda era se noi offrissimo un aiuto solidale a questi ragazzi, che cosa gli offriremmo davvero? E mi sembrava talmente delicata che si potesse risolvere con una storia. Io feci anche un articolo naturalmente su questo, ma ci voleva di più e il romanzo è nato così, quindi quasi 15 anni fa. E infine, chi per lei, se esistono, sono i veri buoni? Tutti, e tutti i veri cattivi, ma davvero, cioè il problema non è distinguere i buoni dai cattivi, il problema è cercare di mettersi d'accordo su un'azione che abbia un valore buono, un valore di bene, e cercare di compiere quell'azione ricordandosi anche della propria parte oscura, tenendo d'occhio anche il male che c'è dentro tutti. Grazie mille.